Consiglio Nazionale delle Ricerche, però mi occupo di biodiversità dagli anni 80. E anni fa non ero io ovviamente che ho iniziato questa attività, però il mio ex direttore che ha iniziato a raccogliere o far raccogliere a noi la biodiversità che c'era presente in Sardegna, perché faceva parte di un progetto nazionale del recupero delle biodiversità, ma l'obiettivo che c'era allora non era raccogliere la biodiversità, era trovare varietà nuove da mettere sul mercato. Allora, dopo tutto, abbiamo fatto praticamente 4 anni di giri per tutta la Sardegna, eravamo un po' divisi perché c'era anche l'università e anche il CRAS di allora. Noi ci dovevamo, come CNR, occupare delle pomaci, cioè pere, mele, susine e del mandorlo. Poi invece il CRAS si era occupato poi in un secondo momento del mandorlo, perché per noi era diventato troppo pesante, perché di pere ce ne sono veramente una miriade di pere diverse dai salenti. Poi c'era l'università che si è occupata dei vitigni insieme ad Agris, raccogliere le biodiversità. In che cosa consisteva? Praticamente consisteva nell'andare da un paese all'altro, chiedere che pere c'erano. In un primo anno praticamente quello che si andava a vedere l'albero e si vedeva la frutta e col nome si raccoglieva. Poi dal secondo anno abbiamo iniziato a fare i campi noi a Oristano e innestarli prendendo gli innesti. Ecco perché è importante l'innesto, perché l'innesto ci permette di propagare, cioè di spostare il materiale, perché se noi seminiamo, abbiamo un bel frutto, se noi seminiamo quel seme, non è detto che otterremo la stessa frutta di quel frutto da cui l'abbiamo prelevato, perché il seme è praticamente l'unione dei caratteri del padre e della madre, e di conseguenza possiamo avere molte volte della frutta anche migliore ma anche peggiore, cioè nel senso che non si sa. Nel nostro caso qui in Sardegna, che abbiamo molti perastri, è molto probabile che la frutta, le pere che noi otteniamo hanno praticamente l'impollinazione da parte, cioè la parte maschile che sia praticamente di perastro, per cui in genere abbiamo un peggioramento della situazione se noi partiamo da una pera bella grande, ok? E di conseguenza è importante l'utilizzo dell'innesto. L'innesto ha una storia molto lunga, perché praticamente come è arrivato l'uomo a fare gli innesti? Allora, è arrivato a fare gli innesti perché praticamente, adesso vediamo un po', noi vediamo che ci sono tanti tipi di innesti. Allora, sicuramente l'uomo ha iniziato a capire che era possibile fare un innesto, cioè propagare per via agamica, tramite l'approssimazione. L'approssimazione praticamente è semplicemente perché due rami dello stesso albero si toccano, si sfregano e alla fine si ha praticamente la saldatura e diventa un unico ramo, cioè diventano un'unica unità. E sicuramente è partito da lì, cioè l'uomo ha visto questa cosa qui e ha detto ma proviamo un po' e ha visto che si poteva fare. Da lì è nata anche poi l'esperienza che non tutte le cose si possono unire, cioè io non posso unire un susino o un mandorlo su un perastro o cose del genere. Per cui c'è stata tutta un'evoluzione che ha portato al coso. Allora oggi gli innesti principali, io l'approssimazione oggi raramente viene usato in casi estremi per recuperare ad esempio del materiale nelle foreste e cose del genere, però in genere dal punto di vista agronomico, agricolo, non viene usata l'approssimazione, nei vivai lo usano, nei vivaisti ad esempio lo usano, quando ad esempio hanno una pianta sola e da questa pianta vogliono subito creare tante piante però già grandi. Allora, in genere quello che noi oggi utilizziamo sono quelli a spacco, a corona. Poi ci abbiamo delle varianti, cioè all'interno della corona noi possiamo avere questo cosiddetto triangolo a secondo di come viene preparata la marza, cioè quella che viene innestato. Poi a zufolo, io non so se qualcuno sa, qui in Sardegna l'innesto a zufolo viene praticato sul castagno, perché è l'unico innesto che va bene, che si presta, che dà una buona percentuale di attecchimento sul castagno, per cui
tutta la zona di Desulo, di Arizzo, eccetera, conoscono bene l'innesto zufolo. Poi abbiamo quella a Occhio e a Scudetto, quella a Omega e a Ponte. Adesso li percorriamo tutti quanti e vediamo un pochettino le caratteristiche. Se qualcuno poi ha delle domande, le può fare anche direttamente. Ecco, qui questo è un caso di un innesto per approssimazione, cioè noi abbiamo praticamente una pianta in un vaso da cui vogliamo fare per approssimazione, prendere ad esempio questo qui è un ginepro, prendere le caratteristiche di quel ginepro particolare. Abbiamo la pianta in un vaso e noi la mettiamo attaccata a un ramo del ginepro e poi dopo un anno praticamente, perché questo qui è un ginepro storico, cioè diciamo di conseguenza non si può tagliare un ramo intero, per cui si fa in questo modo qui. Allora, poi passiamo a quelli invece che sono utilizzati più comunemente. Questo è quello a spacco. Allora, quello a spacco ha delle problematiche. Qual è la problematica principale? Che se non va avanti, praticamente rischiamo di perdere il porta-innesto, perché vedete che c'è proprio lo spacco del porta-innesto. Allora, quello che è molto importante sono le zone, affinché l'innesto vada bene, quello che è importante è praticamente la zona della corteccia, perché il legno, che è quella parte centrale che voi vedete, è praticamente una parte morta dove ci sono solo i vasi, mentre la parte che dà luogo al successo dell'innesto è praticamente la zona che c'è tra il legno e la corteccia. Per cui quando si fanno questo tipo di innesto è molto importante, questo l'innesto a spacco, è molto importante che la mazza che voi preparate abbia un contatto fatto molto bene nella zona esterna dello spacco. Ok? Per cui su questa storia dello spacco poi ci sono delle ulteriori modifiche per migliorare proprio l'attacco su quella zona lì. Forse quali? Quali fossi queste modifiche? Adesso li vedremo, c'ho delle immagini che li vediamo. Allora, questo qui ad esempio è sugli agrumi, e sugli agrumi si fa questo con lo spacco, viene fatto. Però è molto a rischio, è molto a rischio. Solo che quando è che lo fanno? Lo fanno quando la dimensione della pianta, del portainnesto, non è molto grande. Capito? Questo qui dà un vantaggio, il grande vantaggio che ha, che sono degli innesti molto, cioè che la saldatura tra l'innesto e il portainnesto è molto saldo, per cui anche se c'è vento questo non si sbranca, ecco, non si stacca dal collo, e per quello viene fatto quando ci sono condizioni che rischi di avere lo sbrancamento della pianta. Allora, Quando viene fatto l'innesto, e in questo caso negli agrumi che sono molto delicati in genere, quello che si fa è, qui l'innesto è già partito, però prima di farlo partire, se voi vedete più dentro lì, c'è un sacco di carta intorno, però all'interno del sacco di carta si mette un sacco di plastica per tenere un po' l'umidità. Questo è per gli agrumi soprattutto, è molto importante, perché gli agrumi, l'arancia, il limone, eccetera, sono molto sensibili al disseccamento, perché essendo una pianta sempre verde, anche l'innesto, la mazza che noi mettiamo, praticamente perde acqua, cioè per traspira, e di conseguenza si prepara il portainnesto, si mettono le mazze, poi si copre con una plastica e poi la carta sopra, questo per non riscaldare troppo all'interno. La plastica non andrebbe bucata almeno nella prima settimana, perché deve mantenere l'umidità. Perché deve mantenere l'umidità? Perché anche la guarigione, perché quando noi facciamo l'innesto facciamo un danno alla pianta, e lì dove noi facciamo l'innesto c'è una guarigione, cioè come noi quando facciamo la cicatrice si forma la crostina sopra,
anche nelle piante succede la stessa cosa. Quella crostina nelle piante però sono nuove cellule che nascono e che fanno il callo intorno. Infatti uno poi che vi spiegherò, una delle cose che viene fatto è cercare di avere molto callo. Quando uno fa due innesti uno vicino all'altro, a corona però non a spacco, quello che succede è che il callo che si forma si salda tra di loro, i due calli dei due innesti si saldano e allora tiene di più. Ok. Allora qui praticamente la signora chiedeva quali sono state le modifiche. Ecco, quello lì sopra è lo spacco, è lo spacco diciamo tradizionale, però poi ci sono stati questi altri tipi di che li chiamano sempre spacco, che sono delle modifiche. Quello il secondo dopo lo spacco tradizionale è quello che viene detto inventato dagli inglesi, che viene praticamente si taglia di sbieco il porta innesto e poi si fa quella linguetta, però è più laborioso farlo perché devi avere le stesse dimensioni tra l'innesto e il porta innesto e poi fare quello spacchino è molto importante perché deve combaciare perfettamente tutte le parti esterne. È vero che in quel caso lì la superficie che combacia, cioè la buccia che dove avviene la saldatura che combacia è molto superiore. È più facile invece quel terzo che vedete, perché lì per quel terzo che vedete ci sono le pinze apposite che fanno il positivo e il negativo. E quello lì praticamente viene utilizzato, un po' modificato, viene utilizzato per le barbatelle, per la vite. Si chiama ad omega perché invece di essere a cuneo ha una forma di omega e addirittura in quel caso lì nelle barbatelle non c'è manco bisogno di fare la legatura se hanno bene, perché c'è l'omega, la parte che viene incastrata bene eccetera. Poi vabbè, qui ci sono diversi altri tipi, vedete lì come invece di avere una dentatura piccolina c'è una dentatura più lunga e si fa la legatura. Comunque sono diversi tipi. Poi qui va bene, fa vedere anche altri tipi con la gemma, ma comunque quelli li vediamo più avanti in modo particolare. Allora, qui praticamente fa vedere come si fa quella corona, che è quello che oggi faremo. Faremo un'innesta corona, perché non penso che sul perastro si faccia a spacco. Possiamo anche provare a farne qualcuno a spacco, ma conviene a corona, conviene. Soprattutto perché il pero è una pianta che ha una grossa percentuale di attecchimento. Cioè non... Allora, devo dire la verità, dipende da... Allora, noi, i peri, le nostre varietà di pere, quelle che sono, diciamo, fanno parte della biodiversità, si sono tutte quante evolute perché sono state negli anni passati, cioè da centinaia di anni, innestati sul perastro, per cui hanno un'alta affinità sul perastro. Mentre se noi proviamo ad esempio a innestarli sul pero franco, cioè su semenzali di pero, l'affinità c'è, però a volte dà dei problemi. Questo è perché è stato fatto da selezione, cioè la gente quando innestava sui perastri, c'erano e di conseguenza innestava. Per cui ecco perché abbiamo un'alta affinità noi sul perastro. Per cui si parte dalla preparazione del porto innesto, e poi si fa il taglio laterale per praticamente... Da noi questo tagliarlo di fianco così nella corteccia di fianco, in genere dicono guai, anzi quando ti si spacca un pochettino che non apre bene, tutti che lamentano, che dicono di... Invece addirittura vedo che lo tagliano apposta, certo, per... Sì, allora una cosa è tu fai il taglio sulla corteccia praticamente fino ad arrivare al legno, quello lì ti consente di infilare bene poi la mazza. Allora l'altro modo di fare devi essere proprio sicuro che il porta innesto è in succhio. Sì, quando sì. Il porta innesto è perfettamente in succhio e la barza, il nesto
è preparato bene, riesce anche a infilarlo, ma in ogni caso si spacca la corteccia. Vabbè. Allora, per evitare... Se era in amore le porta il nesto... Ma... Non però sai... non è proprio drastico come quando glielo tagliamo noi. Certo. L'altra cosa che si può fare per evitare, e poi mi pare che c'è un'altra deposizione che la fa vedere, è il momento che uno va a infilare la mazza è di legarlo prima, non stretto ma legarlo, in modo tale che si allarga, sì, perché certo, perché è ovvio che se tu infili la mazza anche senza fare il taglio, un po' si dilata. Ma se c'è una corda già a tenerlo, una corda o un nastro a tenerlo, non si spacca, non si rompe. E quello è importante. Perché è importante? Perché più spazio resta, poi aria resta tra il legno, la corteccia e la mazza che voi infilate, più rischio c'è di seccarsi. Ed è per quello che negli agrumi noi mettiamo una busta di plastica per avere umidità, in modo tale che queste ferite qui guariscono prima e non si seccano, perché il problema è quando si seccano. Quando si seccano non si forma il calo cicatrizzato. Poi questo qui è su olivo, questo si vede che sono marze di olivo. Allora, e poi praticamente anche lì è molto importante come si prepara la marza. Le marze vanno scelte in base alla dimensione, in base a quello che devi innestare, cioè più grande la pianta, più grande devono essere le marze. L'altra cosa è che quando si prepara la marza, di conseguenza si fa il taglio per poterlo infilare, e di guardare dove sono le gemme, perché se uno innesta a corona e le gemme guardano verso l'interno della pianta, poi le dovrai tagliare, per cui bisogna cercare di farle sì che escono all'interno. Per cui quando uno prepara la mazza un po', cioè, è importante dare uno sguardo, cioè che gli occhi guardano verso l'esterno. Allora, poi l'altra cosa molto importante è quella immagine lì col coltello, no? Di pulirlo, perché è ovvio che quando si usa o il seghetto o la motosega resta molta ed è bene soprattutto pulire con coltello quella zona della corteccia. L'altra cosa è che è bene dare appena di inclinazione al taglio. Appena, non molto, ma appena, in modo tale che l'umidità, eccetera, possa andare via. Allora, qui poi è la fase successiva, no? Come diceva lei, lì c'è la spaccatura, bene, perché hanno fatto il taglio. Scusate. Allora, praticamente si infila, si separa. Allora, quello che io dicevo prima è che uno può passare la corda o il legaccio prima di mettere le mazze, non stretto forte, però almeno stretto, in modo tale che il distacco sia di meno dalla corda, perché è importante. Poi qui alla fine mettono, e su un tronco del genere hanno messo 3 mazze e va più o meno bene. Poi vedete quella figura al centro, quello che fanno è per far sì che la corteccia si avvicini di nuovo al legno, e quando poi stringono, mettere 2 bastoncini in modo da ridurre lo spazio aperto. Quello è molto importante, perché riduce la quantità di aria che va tra l'innesto e il porto innesto. Allora, questa è un'immagine che fa vedere come si fa a corona. Beh, questi qui sono in un vivaio, sono a corona, però siccome il tronco e il portinnesto era piccolo, ne ha uno solo, cioè ce n'è uno solo, mentre quando noi andiamo a innestare i perastri possiamo già creare la pianta, perché queste mazze che noi mettiamo saranno le branche poi dell'albero, di conseguenza possiamo farlo. Qui, in questo caso qui, nel vivaio invece andrà tagliato e poi si faranno le branche negli anni successivi, al secondo anno. Questo qui, vabbè, non si capisce che è un triangolo, però
la differenza del triangolo è che la mazza, invece di averla fatta un taglio solo con due tagli a becco, nel triangolo si fa proprio ad angolo, si fa un triangolo, cioè abbiamo la parte, si fa un triangolo. Questo aumenta un pochettino l'adesione al porto innesto, però il problema è la precisione, perché più uno deve fare i tagli, più c'è il rischio che non sia perfetto, eccetera. Però questo qui questo è un susino ed era stato fatto a triangolo, questo. Da qui non si capisce, comunque io so che era fatto a triangolo. Allora questo qui è a zoffolo. E come ho detto, è quello che praticamente dà i risultati migliori sul castagno. E come si può fare in due modi. Uno è quello di decorticare, si toglie proprio la corteccia e poi si può fare un anello con la gemma che ci interessa, che si mette dentro. In quel caso lì praticamente si lascia la parte anche di su, cioè questo è per essere sicuro che insomma non muoia la pianta. Per cui questo qui, queste prime due immagini si fanno in genere nel vivaio. Quando innestano nel vivaio lo fanno in questo modo qui. Perché hanno delle forbici speciali per farlo, perché hanno delle forbici per la misura, no? Per la hanno delle forbici che gli consentono di farlo. Invece quelle altre due figure sono quelle che vengono fatte se noi innestiamo in campo. Innestando in campo noi praticamente abbiamo un ramo, poi c'è già delle foto, si taglia la parte di su, si toglie la corteccia e si infila poi l'anello che deve avere la dimensione più o meno simile. Comunque ho delle foto perché ne abbiamo fatto giù a Desulo. Ecco, questo qui è praticamente era un castagno che è stato ringiovani, perché allora adesso quello che sta succedendo è che i castagni li stanno innestando con i marroni, per cui lasciano la pianta di castagno, lo capitozzano, lo sbrancano, cioè lo lasciano con le branche, lasciano che tiri fuori dei rami più giovani e poi fanno questo lavoro qui. Allora, quello lì, la prima immagine praticamente era stata fatta da un paio prima della ripartura, perché si fa a gemma dormiente. Per cui la prima era, adesso non mi ricordo se era un mese o qualcosa del genere dopo aver fatto l'innesto. La seconda è già in piena estate e la terza invece è al secondo anno. Vedete che tutti quelli che vedete che sono partiti, cioè sono degli innesti fatti a zoffolo. È un innesto particolare, però sul castagno è quello che dà il risultato migliore. Adesso partiamo a parlare degli innesti a occhio a scudetto. Allora, quelli a occhio a scudetto sono innesti che vengono fatti. Allora, siccome noi possiamo nell'arco di un anno, dello stesso anno, se ci va male un tipo di innesto, possiamo fare anche un altro tipo di innesto. Cioè, ad esempio, nella vite, se l'innesto che noi facciamo a spacco, che nella vite facciamo a spacco, lo facciamo in questo periodo qui in genere, quando si fa a spacco e non parte a spacco, però poi c'è un getto che riparte, noi a giugno possiamo innestarlo a gemma. Allora, si può innestare con gemma vegetante, cioè significa che è una gemma di un ramo che sta crescendo, e innestarle quelle lì. E in genere parte nello stesso, cioè un mese dopo che si innesta. Mentre si può fare anche l'innesto con la gemma, però a gemma dormiente, e quello ad esempio si fa anche nel pesco, a gemma dormiente, sì. Cioè si prende adesso un ramo, si innesta, e quella è una gemma dormiente che parte. Gemma vegetante significa che se io lo prendo da un ramo che è vigoroso da giugno o luglio, sono gemme vegetanti. E di conseguenza qui che cosa succede? Che qui il contatto, in questo tipo di innesto, il contatto tra la corteccia e la gemma stessa è sicuramente molto ampia, cioè perché rispetto alla superficie che c'è.
L'importante è, allora, uno sono la scelta delle gemme, perché bisogna scegliere gemme a legno, perché a volte succedeva che dei studenti non sceglievano e sceglievano delle gemme a legno e a fiore, e non va bene, bisogna scegliere gemme a legno che si riconoscono in genere perché sono più allungate rispetto alle altre e meno grossolane, meno grosse in genere. E poi qui nell'immagine a sinistra vediamo come praticamente viene preparato il porta innesto. Praticamente si possono fare diversi modi, comunque quello più diffuso è quello di fare un taglio a T. Dopo si apre la corteccia, si toglie la corteccia e si infila la gemma. Allora la gemma si prepara, praticamente io ho il rametto da cui devo prelevare la gemma, faccio un taglio a scudetto intorno alla gemma e libero la gemma. Allora, anche qui ci sono due modi di fare. Nella vite si può fare lasciando un po' di legno, cioè nel senso che io non tolgo solo la corteccia con l'occhio, col germoglio, con la gemma, ma ne prendo anche un po' di legno. Però in quel caso lì io non faccio quel taglio a T, io faccio proprio prelevo un po' di legno anche, se no, se nel caso della vite, quando si vuole invece usare, praticamente non usare il legno ma usare questo sistema qui di fare una T e introdurre la gemma, bisogna usare la sgobbia, perché bisogna togliere il legno, perché un po' di legno resta sempre attaccato alla gemma quando si preleva la gemma, e si usa la sgobbia per avere il meno possibile. E lì, in quel caso lì, nel caso della vite, è molto importante che le parti esterne della gemma siano il più fini possibili, in modo tale che si abbia un'adesione perfetta con il porto innesto. Poi, dopodiché, si passa alla legatura, si fa la legatura. Qui giù c'è un altro sistema che invece di fare una T fa praticamente solo un taglio longitudinale e infila. In quel caso lì la marsa non è preparata con lo scudetto, è preparata invece tipo barchetta, in modo tale che praticamente si infila ed è a punta sia sopra che sotto. Quell'altra invece è una specie di, lo fanno sulle rose, e praticamente si preleva, invece di lasciare la corteccia del porta innesto, si porta via la corteccia del porta innesto e si fa uno scudetto, in quel caso lì è uno scudetto rettangolare, e si mette sopra al posto di quello. Cioè ci sono tante varianti, insomma, però queste sono quelle che maggiormente avvengono. Ecco, questo qui è quello a omega, che dicevo che viene fatto non solo per la vite, cioè viene fatto, questo qui dovrebbe essere, è uno alle altre che hanno preso, ma è più che altro per la dimostrazione dell'attrezzo. L'attrezzo da un lato c'ha la possibilità di preparare il porta innesto, e poi nella parte superiore invece prepara l'altra parte, che più o meno è quello che abbiamo visto all'inizio, quella a polo, no? E qui è molto importante che sia il porta innesto che il nesto abbiano un diametro uguale. E qui lo fanno manualmente, però le grosse, quelli che preparano le barbatelle eccetera, è proprio un macchinario, cioè loro mettono dentro queste pinze costano anche poco, però devo dire la verità che sono da hobbisti, cioè queste pinze così sono in genere da hobbisti, non durano molto. Poi allora c'è praticamente, in questi ultimi anni è nata la necessità di innestare anche i pomodori, le melanzane, anche le zucchine adesso, perché ci sono tutta una serie di virosi, e di conseguenza se noi usiamo materiale da seme, in genere abbiamo problemi con le virosi. Questo è soprattutto un problema nelle serre,
dove hanno fatto le colture per anni e anni e anni. Allora lì però c'è tutto un macchinario particolare e vengono proprio innestati, perché usano praticamente dei portainnesti che sono resistenti alle virosi, e che sono in genere sono delle, ad esempio nelle case delle zucchine sono delle zucche selvatiche che usano come portainnesto, ed è un, cioè, ormai nelle serre lo stanno utilizzando moltissimo questo sistema, per cui diciamo che gli innesti non è solo per le arbore, ma ormai è passato anche al... questa cosa qui è partita moltissimi anni fa, probabilmente qualcuno se lo ricorda, con le cactacee, che praticamente innestavano su un cactus lungo, innestavano uno di quelli a palla, ed è partito da lì, cioè da lì hanno preso l'idea di innestare anche gli ortaggi. Un altro innesto un po' particolare è questo qui a ponte. Allora, queste lo fanno negli vecchi agrumeti, ma anche, non solo nei vecchi agrumeti, ma dove vedete che qui c'è un'enorme disaffinità tra il portainnesto e il nesto. Vedete che il portainnesto è molto più grosso del nesto. Può capitare anche il contrario, Allora, in quel caso lì, per evitare che si stronca, perché questo noi l'abbiamo, questo problema noi l'abbiamo avuto a Oristano, perché noi i primi campi che abbiamo fatto li abbiamo innestati i peli, li abbiamo innestati su cotonio, e i meli li avevamo innestati su dei portainnesti MA9, che erano dei portainnesti nanizzanti, cioè facevano crescere poco le piante, ma proprio per le peri, diciamo che il 90% dei peri dopo un paio d'anni si sono stroncati. I meli hanno resistito un po', però anche lì ce ne sono moltissimi che si sono stroncati, perché non c'è una crescita uguale tra il portainnesto, per disaffinità, non c'è una crescita uguale. Allora, in questo caso qui, quando, questo l'hanno fatto in Sicilia per tanti anni, quando usavano l'arancio amaro come portainnesto, per molti, soprattutto per alcuni limoni, non c'era una buona abilità. Siccome il limone siciliano era molto richiesto, allora per far sì che non si stroncasse, facevano questi innesti a ponte, che rafforzava praticamente l'albero. Però è una soluzione che viene fatta solo agli estremi. Un'altra cosa che bisogna dire sugli innesti è, quando ci sono questi problemi di disaffinità, ciò che si può fare è, se io ho un portainnesto che è affine con uno che è affine con quello che io voglio innestare, si fa praticamente un doppio innesto. Prima io innesto sul mio portainnesto il primo che è affine, e poi su quello lì innesto quello che è affine, per cui ci vuole più ampio. Ma si può anche fare, se però è molto più laborioso, e si fa in genere quando si fanno gli innesti a scudetto, e mettere una fettina in mezzo di quello che è intermediario, di quello che è affine. Cioè, se io ho un occhio di uno che non è affine col portainnesto, io faccio una fettina e la metto in mezzo, e in genere va, cioè si riesce a farlo così. Però sono delle cose che, ad esempio qui nel caso del limone, era molto importante, perché questo portainnesto, l'arancio amaro, era molto resistente ad alcune malattie, che invece i portainnesti che erano affine per questo tipo di limone, perché questo era il tipo di limone Eureka che veniva dagli Stati Uniti, il portainnesto che era affine per l'Eureka era molto sensibile alle virosi. Per cui, ecco per cui innestavano sull'arancio amaro, sapendo che c'era questa disaffinità. E comunque adesso in effetti in Sicilia ormai il limone Eureka praticamente non c'è più. Era un limone rifiorente che era venuto dalla California, dove non hanno problemi delle virosi, perché i terreni che hanno loro sono completamente diversi dai nostri. Mi sa che abbiamo finito qua. Ah, ecco, bravo.
Adesso ci sono anche questi resti qui che questa è per la vite, però sono molto a rischio. Sono molto a rischio perché praticamente in questi casi qui si sta lavorando in modo molto drastico, cioè ognuno sono delle invenzioni che stanno facendo, perché chi più ne ha più ne vede. Però è una curiosità che praticamente fanno il forum con un trapano e quello. Solo che in questo caso qui uno rischia di perdere il forte destro se non va bene. Va bene che la vite americana poi rilascia sempre, però in ogni caso poi devi aspettare un altro anno. Cioè. Va bene, io insomma, se c'è qualcuno che ha delle domande, ben vengano. E poi andiamo subito a avere la pratica. Andiamo là. Thank you.